Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo ancora su Honkai Star Rail perché continuiamo le nostre video guide o comunque video analisi e build dei vari personaggi con un altro personaggio 5 stelle, uno dei primi che tra l'altro utilizziamo all'interno del gioco, ovvero Himeko. Questo personaggio in realtà non è ben voluto in realtà dalla community o comunque molti se ne sono lamentati, però avendola utilizzata praticamente dall'inizio del gioco, vi posso dire che man mano in cui man mano riuscirete ad andare avanti all'interno del gioco e portare anche su di livello questo personaggio con un'arma che comunque può effettivamente essere utilizzabile dal personaggio stesso, vi posso garantire che qualche soddisfazione comunque riesce a darvela. È vero che lei necessita comunque di avere una build come dire solida, perché appunto tutte le sue main stats soprattutto le consentono di fare molti danni, anche perché è vero che lei gioca appunto tramite break e follow up, ma ciò su cui andiamo a puntare sono effettivamente i danni diretti che riusciamo a fare col personaggio e non i danni che invece andremo a fare tramite il break. Ecco perché appunto la build che consiglio personalmente parlando prende spunto con questi artefatti, con queste main stats, proprio per massimizzare il danno diretto e non il danno provocato successivamente dal break e dal follow-up. Cominciamo per quanto riguarda, come sempre, ovviamente le armi. Per quanto riguarda le armi, cominciamo con quella che consiglio come arma principale o comunque come arma migliore fondamentalmente per il personaggio, che è la stessa arma di Jin Yang, ovvero Before Dawn. Un'arma che è incredibilmente forte per qualsiasi personaggio Erudition, dato che consente appunto di incrementare il danno critico di tutti quanti, diciamo, i personaggi che utilizzano già quest'arma. Inoltre incrementano i danni della skill e dell'ultimate, e poi in questo caso specifico, dato che per l'appunto sia Jin Yang che Himeko giocano tramite follow-up, aumenta anche il danno dei loro follow-up. È vero che il follow-up di Himeko è un po' più difficile da triggerare, però dipende in che team si gioca, specialmente adesso che arriverà praticamente a breve anche Silverwolf, che molto probabilmente aiuterà un personaggio del genere a sfruttare meglio il break. Possiamo effettivamente considerare quest'arma come la migliore che possa effettivamente utilizzare al momento Himeko. Ne abbiamo già parlato con Jin Yang, quindi aumento del crit damage 36, 42, 48, 54 e 60%, incremento della skill e dell'ultimate dell'utilizzatore del 18, 21, 24, 27, 30%. E dopo aver utilizzato la propria skill o l'ultimate si guadagna praticamente il buff di Somnus Corpus, che permette praticamente di incrementare il danno del proprio follow-up del 48, 56, 64, 72 o 80%. Quindi questo già potete capire essere effettivamente un grandissimo potenziamento. Altra arma che invece andiamo ad analizzare è Today is another Peaceful Day, dove praticamente abbiamo il personaggio che entra all'interno della battaglia e incrementa il proprio danno basandosi sulla propria max energy. Il danno che in questo caso viene aumentato dello 0.2, 0.25, 0.3, 0.35 e 0.4% per ogni punto di energia fino a 160 di energia. Quindi abbiamo comunque la possibilità di incrementare effettivamente tanti danni grazie alla nostra energia massima, e questo comunque è un fattore positivo perché man mano che attacchiamo ricarichiamo la nostra energia e quindi più attacchiamo più diventiamo forti. Andiamo ancora avanti invece con l'ultima arma che consiglio, che è quella di Himeko stessa, che ovviamente la aiuta all'interno della battaglia, non come le altre secondo me, però bisogna comunque considerare il fatto che, essendo una 5 stelle, darà anche statistiche migliori per il personaggio stesso, ovvero Knight on the Milky Way, che non è un riferimento alle sue forme, ma semplicemente un riferimento alle stelle. Ci tengo a precisarlo perché poi, vabbè,
Andiamo avanti, dove praticamente abbiamo il potenziamento del personaggio per ogni nemico che abbiamo sul terreno, praticamente incrementiamo l'attacco del 9, del 10.5, 12, 13.5 o 15% fino a 5 stacks, quindi immaginate appunto quanto possa arrivare effettivamente la potenza di attacco. E poi successivamente, quando si infligge un weakness break, abbiamo la possibilità di incrementare il proprio danno del 30, 35, 40, 45, 50% per un turno. Quindi un'arma che comunque va bene per, diciamo, gli erudition che vanno a breccare o che comunque vanno ad attaccare fondamentalmente AOE. Però in questo caso con Himeko abbiamo una marcia in più, proprio perché lei comunque quando brecca può fare damage break e soprattutto follow up, quindi abbiamo questo potenziamento che si mantiene per tutta la durata del suo follow up e del turno successivo. Per quanto riguarda invece le relics, ovviamente la scelta potrebbe effettivamente essere scontata, ma in realtà non è così, perché come potete notare ho messo o una combinazione di due pezzi e due pezzi di Lava Forging e Musketeer, oppure utilizzare un full set di entrambi gli artefatti. Perché questo? Perché il Lava Forging per due in questo caso ci consente di incrementare i danni di tipo fuoco del 10% e va benissimo. Se dovessimo utilizzare invece la versione per 4, in questo caso avremo comunque l'incremento della skill del 12%, l'incremento del danno della skill del 12%, e successivamente, dopo aver utilizzato l'ultimate, avere un ulteriore incremento del fire damage del 12% per il prossimo attacco. Quindi diciamo che è buono effettivamente avere la possibilità di sfruttare appieno questo potenziamento, soprattutto appunto dopo aver utilizzato l'ultimate, perché con l'ultimate magari possiamo anche breccare e poi successivamente riattaccare con la skill del nostro personaggio, però abbiamo praticamente questo fire damage che si aggiunge solo dopo aver utilizzato l'ulti. Mentre invece se utilizziamo appunto un set del Musketeer di due pezzi, abbiamo un attacco incrementato del 10% fisso, quindi possiamo giocare, diciamo, in maniera anche un po' più conservativa e non necessariamente cercare di sfruttare le ultimate eccetera eccetera. Mentre invece ovviamente il 4x del Musketeer ci permette di incrementare anche la velocità e l'attacco normale del nostro personaggio del 10%. Ovviamente i 4 pezzi del Musketeer non li consiglierei come diciamo main artefatto, cioè consiglierei di più magari una combinazione 2-2 oppure una combinazione 4x di Lava Forging. Se ovviamente avete un personaggio con tanto attacco, quindi con un Himeko con tanto attacco, probabilmente vi consiglierei direttamente i 4 pezzi di Lava Forging, ma se non avete tanto attacco, anche fare un misto due pezzi potrebbe effettivamente essere molto interessante. Perché vi dico questo? Perché ovviamente in quanto a main stats, quelle che personalmente ritengo migliori sul personaggio di Himeko sono sul body crit rate o crit damage, questo sia in base all'arma che utilizzate e anche in base alla build che utilizzate, anche se io metterei comunque il crit rate davanti semplicemente perché come diciamo come planar ornament utilizzerei il salsotto. Il salsotto infatti ci consente di incrementare il crit rate dell'8%, e se il nostro crit rate è superiore al 50% incrementiamo il danno dell'ultimate e del follow up del 15%. Ecco perché appunto tendo a spingere di più il body sul crit rate piuttosto che il damage. Ovviamente se avete crit rate portatelo sul più possibile, perché col salsotto ne riceverete un grosso vantaggio. Se invece purtroppo non riuscite ad avere almeno il 50% di crit rate, puntate sul damage e poi migliorate in futuro magari. Sui piedi ovviamente speed. Lei è un altro personaggio che guadagna dalla speed, perché brecca, va appunto di break effect, va di follow up tramite break, quindi più brecca più velocità guadagna e più è veloce ad attaccare, quindi anche lei è un personaggio che sfrutta tantissimo la speed. Planar Sphere ovviamente fire damage, perché lei comunque tutti i danni che infligge sono danni di tipo fuoco e può infliggere anche burning, quindi diciamo che per l'appunto è buono il fire damage. E poi come link crop sempre energy regenerate per ricaricare il più velocemente possibile l'ultimate, oppure in alternativa aspettando l'energy regenerate un attacco percentuale che sicuramente schifo non fa.
Come substats, ovviamente, al solito privilegio sempre crit rate anziché crit damage, per il discorso che ho fatto prima, però o crit rate o crit damage vanno comunque bene. Speed, per lo stesso motivo che ho detto prima, attacco percentuale e poi come ultima substats anche il break effect potrebbe essere comodo, perché appunto avere comunque qualche danno in più tramite il break effect schifo non fa, ma ricordatevi che comunque crit rate, damage, attacco e speed sono giustamente le scelte migliori che si possano utilizzare per questo personaggio, senza ombra di dubbio. Per quanto riguarda invece le skill, la priorità ovviamente di uppare in questo caso le skill, io sicuramente andrei con un ultimate come prima scelta, perché l'ultimate è abbastanza veloce da ricaricare, ma per l'appunto abbiamo la possibilità di fare danni pari al 138% in base all'attacco di Himeko, e per ogni nemico sconfitto ricarichiamo 5 di energia, quindi riusciamo comunque già ad avere una sorta di ripristino automatico in base a quello che facciamo. E secondo me appunto avere l'ultimate, diciamo, forte per quanto riguarda Himeko è il miglior modo di sfruttare i suoi danni, anche perché la sua skill in realtà non è malvagia, perché appunto abbiamo danno di tipo fuoco al 100% in base all'attacco di Himeko, al single target che miriamo, e poi abbiamo il 40% invece sui nemici adiacenti. Diciamo che la skill va bene ed è buona più che altro per breccare anziché fare danno, perché comunque Himeko la maggior parte dei danni li fa tramite l'ultimate e i follow up. La skill è un po' più debole e serve per lo più a breccare, però portarla avanti come potenziamento sicuramente dà qualche soddisfazione. E poi infine il talento, non perché sia scarso il talento, ma semplicemente perché, come ho detto prima, preferisco massimizzare i danni diretti piuttosto che i danni indiretti che si possono comunque effettuare tramite follow up o tramite appunto break effect eccetera eccetera. Infatti il talento che cosa ci dice? Ci dice che quando un nemico viene breccato tramite appunto la weakness break, Himeko guadagna un punto di carica che diventano massimo 3, e quando poi Himeko raggiunge questi 3 punti performa o comunque effettua immediatamente un follow up che effettua danni di tipo fuoco pari al 70% del proprio attacco a tutti i nemici. Quindi diciamo che è un talento che ci consente di sfruttare questo follow up, ma fare soltanto il 70% di danni. Quindi tanto vale fare comunque già tramite la skill per esempio un 100% con 40 danni splash, oppure con l'ultimate avere direttamente un 136/140% di danno direttamente a tutti i nemici. Quindi come vi ho detto prima, molto meglio i danni diretti piuttosto che i danni indiretti tramite follow up, break effect eccetera eccetera, almeno per come la vedo meglio io Himeko, anche avendola utilizzata preferisco appunto avere del danno diretto più alto piuttosto che avere dei danni da follow up, che giustamente ci stanno un po' a caricarsi, anche perché avere 3 stack e caricarli subito non è facilissimo, soprattutto se non avete debolezze a favore. Quindi preferisco appunto essere più incisivo e più diretto piuttosto che fare questi danni, diciamo, collaterali quasi. Detto ciò, non c'è altro da dire. Questo è il personaggio di Himeko, un personaggio che può dare qualche soddisfazione andando avanti nel gioco, magari non subito, ma vi posso garantire che andando avanti nel gioco potrebbe regalarvi qualche sorriso. Quindi io per il momento mi fermo qui, vi ringrazio al solito per aver visto il video e spero di beccarvi con un prossimo appuntamento. E vi ricordo che quasi ogni sera alle 21 mi trovate su Twitch o per giocare a Honkai Star Rail o per giocare a qualsiasi altro titolo, ovviamente, abbiamo intenzione di giocare. Io vi aspetto e vi saluto. Bye bye!